Reggiana che fa il colpaccio in casa contro Monza che veniva qui per vincere, invece trova davanti una grande corazzata che è stata molto unita alla squadra di Albini oggi e con un primo tempo fatto sì di sofferenza ma anche di grandi azioni degne di nota, trova uno 0-0 nei primi 45 minuti che dà speranza e poi nel secondo tempo si scatena di tutto perché prima c'è il gol del vantaggio firmato da Igor Ratrezza, qui un'ingenuità perché Machin poteva far scattare un contropiede per il Monza, invece sbaglia lo stop. Qui è bravo il trequartista della Reggiana, Ratrezza appunto a rubargli palla e a tirare un buon tiro dalla distanza e a trovare l'1-0. Poi successivamente la Reggiana si riorganizza, mantiene comunque il possesso palla. Il Monza prova a spingersi in avanti per trovare l'1-1, non ci riesce e invece arriva il raddoppio, quello di Carbò, lanciato lungo. Poi, grazie a un erroraccio di Lamanna, trova il suo primo gol in questa stagione, il trascinatore vero e proprio dell'anno scorso della promozione della Reggiana, trova il suo primo gol, quindi si va sul 2-0, poi il 3-0 invece lo firmerà Simone Mazzocchi, gli ultimi minuti prima del 90esimo, anche lui ne è entrato, l'ex su Tirol non sbaglia e con una grandissima conclusione, sempre dalla distanza, beffa Lamanna. Oggi Lamanna sicuramente non era in giornata perché su due gol su tre poteva fare qualcosa in più, erano tiri potenti, ma niente di ineccepibile da parare, insomma, comunque sia, c'è anche qualcosa da dire per quanto riguarda la fase di costruzione del Monza, che oggi è apparsa molto arrugginita, ecco, perché in transizione positiva il Monza oggi non si è saputo proprio organizzare e in più lì davanti forse né Maric né Dani Mota né tantomeno Kitker hanno creato grandi pericoli. L'unico grande pericolo forse l'hanno creato verso il 92esimo, quando Cambiaghi è stato espulso, tra l'altro da neo entrato per un intervento comunque su un giocatore del Monza e allora in mezzo alla mischia con la superiorità numerica hanno provato a fare qualcosa, ma lì è bravo Aieti, l'ex Veglia, BK a spazzare. La difesa della Reggiana oggi merita un plauso perché hanno fatto una grande partita di sofferenza, ma hanno arginato ogni giocata possibile da parte del Monza che con Machin ha estro, ha proprio fantasia e creatività per le due punte. Oggi invece non li hanno proprio fatti passare Rozio, Capitan Rozio e compagni. Quindi gran merito a questa squadra che sa soffrire, sono due realtà diverse, due neopromosse, da una parte abbiamo la Reggiana che ha tanti giocatori che per la prima volta fanno la B, che possono essere giocatori che vengono dalla primavera, tipo i due giovani Salvatore Pezzella e Cambiaghi di grande prospettiva, ma che fino all'anno scorso hanno giocato in primavera, giocatori che vengono dalla C come Rozio, come Mazzocchi e Carbo, tanto per dire alcuni nomi, mentre dall'altra parte abbiamo il Monza che si è rinforzato con nomi importanti, oggi forse l'assenza di Boateng proprio come leader in mezzo al campo è mancata. Poi c'è da dire anche che Marin gli è stato annullato un gol in fuorigioco, anche se era nettamente in fuorigioco. E quindi stavo dicendo un Monza che invece ha investito tanto già dall'anno scorso e soprattutto quest'anno una rosa che sulla carta potrebbe benissimo lottare per i primi posti in classifica. Adesso il Monza si ritrova comunque nella parte sinistra della classifica, ma lontana quasi 9 punti, se non sbaglio, dalla Salernitana, rimane a quota 14, Reggiana che sale a 11. La Reggiana deve provare a salvarsi, ma secondo me otterrà una salvezza molto tranquilla perché è una squadra che si diverte a giocare. Questo mi è risultato a me oggi vedendo questa partita, vedendo la Reggiana che comunque viene da un disastroso 7-1, se non sbaglio, con il Lecce, che tra l'altro trovate sul canale, è andato benissimo quel video, si è saputa rialzare perché questa è una gran prova di coraggio e oggi hanno creato veramente un gioco godibile proprio da spettatore neutro. Oggi mi sono divertito a vedere questa partita. Comunque sia, fatemi sapere la vostra qui sotto, commentate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e io spero di rivedervi in un prossimo video. Bella!